Andrei in onda su Rete 8 venerdì prossimo alle 21 in anteprima nazionale il docufilm Padre mio del nostro Antonio D'Ottavio, un racconto poetico sulla passione di Cristo in tempo di pandemia, con un omaggio particolare alla processione del Venerdì Santo di Chieti e che racchiude un messaggio d'amore e di pace. Il soggetto del docufilm è firmato dal compositore e regista Davide Cavuti e dallo stesso D'Ottavio, la produzione di Mute Art Film in collaborazione con Dem Film Produzioni. Nel progetto è presente l'arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte, che conclude il suo intervento con una preghiera medievale francese al Cristo morto, da lui tradotta. Il documentario vede le partecipazioni straordinarie di alcuni attori del panorama italiano come Edoardo Siravo, Paolo Bonacelli, Paola Gassman. Il significato del Venerdì Santo passa attraverso il racconto dello storico Aurelio Bigi, della scrittrice e attrice Franca Minnucci, del governatore del l'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti Giampiero Perrotti, Enrico Di Carlo, giornalista e scrittore, Cristiano Sicari, presidente della deputazione del Teatro Maruccino, e la partecipazione del tenore Piero Mazzucchetti. La colonna sonora è firmata dal maestro Davide Cavuti. Un lavoro poetico e di preghiera dedicato alla passione di Cristo che si trasforma in una riflessione sul mistero della salvezza e parla al cuore della gente. Il docufilm sarà al centro di importanti rassegne cinematografiche nazionali. Sono molto onorato di aver realizzato il docufilm Padre mio, che parla di pace e di speranza. È un omaggio alla processione del Venerdì Santo di Chieti. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al progetto cinematografico e in particolar modo il maestro Davide Cavuti, che ha firmato insieme a me il soggetto e ha curato la colonna sonora. Sono molto onorato di realizzare questo progetto cinematografico ispirato alla passione di Cristo, che racchiude in sé un messaggio d'amore, di fratellanza, di solidarietà. Padre mio è un vero e proprio documento poetico che ha come tema la pace e la speranza. È uno straordinario momento di culto, di religione, di tradizione e di momenti davvero emozionanti che si alterneranno. L'appuntamento con Padre mio è per Venerdì Santo dalle ore 21 in anteprima nazionale su Rete 8. Padre, inchiodano le mani e i piedi.